Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Io questa cosa l'ho già detta in altri video, però siccome non posso sapere se li avete visti, ve lo rispiego brevemente. Lo sfondo alle mie spalle è diverso, semplicemente perché sto facendo una cura farmacologica in seguito ad una bruttissima infezione che ho avuto e il medico mi ha ordinato riposo assoluto. Quindi sono qua in riposo forzato e sto approfittando di questo tempo che ho per girare un pochino di video. Infatti ci saranno dei video in cui mi vedrete vestita allo stesso modo perché li sto girando uno dietro l'altro. Quindi insomma, in questo video vi propongo un video tag, ma non un video tag in cui io sono stata taggata e a cui comunque mi hanno chiesto di rispondere, ma un video tag che io stessa ho ideato. Io cercavo su YouTube un video tag che riguardasse il mondo, diciamo così, dell'automobilista, quindi volevo un tag che ponesse delle domande relative al nostro modo di essere quando siamo in macchina, quando guidiamo. Non ho trovato nulla, magari poi esiste, però io non l'ho trovato. E quindi ho pensato di ideare io questo video tag, quindi di tirare giù una serie di domande e di rispondere io per prima e poi di proporre anche a voi che state guardando questo video di rispondere se vi va a questo video tag. Il titolo del video tag è On the Road, quindi su strada. Potete rispondere sia che voi abbiate l'automobile sia che voi abbiate una moto. Io adesso le domande le faccio relative all'automobile perché io ho l'automobile, però ovviamente potete rispondere anche se avete la moto, va benissimo, non c'è nessuna differenza. Cominciamo con la prima domanda. Da quanti anni hai la patente? Io ho la patente da 20 anni. Ormai sono quasi 20 anni. L'anno prossimo la devo rinnovare perché scadono appunto i 20 anni di patente. Qual è stata la tua prima macchina? Io non ho mai avuto una macchina tutta mia, cioè intestata a me. Ho sempre usato delle macchine in comune con altri e la prima macchina comunque che io ho guidato è stata la Y10 di mia mamma. E la prendevo molto spesso, lei era molto gentile perché me la lasciava quasi sempre. Che macchina hai adesso? Io adesso, in comune con il mio compagno, perché non è comunque tutta mia, però è la nostra, insomma, è la macchina che usiamo, ho la Alfa Mito, Alfa Romeo Mito. Poi, qual è la cosa che più di tutte ti piace fare quando sei in macchina? Quando io guido e sono in macchina, la cosa che più di tutte mi piace è mettere l'autoradio, magari anche a volume un pochino, non dico altissimo, però un pochino più sostenuto, e percorrere magari una strada, possibilmente un rettilineo, in solitudine, ascoltarmi l'autoradio e guidare, guardare il paesaggio. È la cosa che più di tutto in assoluto mi piace fare quando sono in macchina. Poi, qual è la cosa che più ti infastidisce quando sei al volante? Quando io sono al volante, la cosa che più di tutte mi infastidisce è quando magari do un passaggio a qualcuno, quindi c'è un passeggero, che mentre io guido comincia a dirmi: stai attenta, metti la freccia, oppure gira a destra, cioè praticamente si mettono a farmi scuola guida. Per fortuna mi è successo pochissime volte nella mia vita, ma quelle poche sono state sufficienti a farmi capire che è una cosa che veramente mi dà fastidio. Quindi in quei casi lì preferirei scendere e dire alla persona: guida tu, così almeno non mi rompi le scatole, perché è veramente fastidioso, soprattutto dopo 20 anni di patente. Usi il cellulare mentre guidi? No, io il cellulare in realtà non lo uso neanche tanto quando non guido, devo dire. Però mentre guido, a maggior ragione, no, non lo utilizzo mai. Se dovesse squillare mentre sono al volante, di solito accosto e rispondo, oppure lo lascio suonare, poi richiamo quando mi fermo. Quindi no, non lo uso, lo lascio dentro la borsa e non lo considero proprio. Ti capita spesso di prendere delle multe? Per fortuna no, ho preso un paio di multe in 20 anni di patente, una per divieto di sosta e un'altra perché avevo in un incrocio, non avevo capito bene dove dovevo andare, insomma forse avevo sbagliato e mi ero infilata in una corsia in cui non avrei dovuto, però sono state le uniche due multe. Non prendo tendenzialmente, non ne prendo quasi mai multe. Sono molto rispettosa del codice. Racconta un episodio accaduto mentre eri in macchina che ti ha colpito.
Devo dire che c'è un episodio che mi ha colpito tantissimo. L'anno scorso stavo facendo un lungo viaggio perché stavamo andando in macchina al nord della Francia, in Bretagna. E quindi era un viaggio molto lungo, era estate, quindi come spesso succede abbiamo trovato un pochino di coda in autostrada. Questa coda è stata non tanto lunga perché in realtà poi è stata una mezz'ora di coda, però mentre le persone erano ferme in coda, a un certo punto quasi tutti eravamo già in prossimità della Bretagna, quindi eravamo già in Francia. Quasi tutti hanno cominciato a scendere dalla macchina e a chiacchierare tra di loro, a ridere, a scherzare, in qualche modo facevano amicizia, era un po' come trovarsi ad una festa, c'erano persone che chiacchieravano tra di loro lì sul vicino alle loro macchine in autostrada durante una coda e questo mi ha colpito perché solitamente la coda innervosisce, le persone non è che siamo tanto felici, invece loro facevano conversazione allegramente, ridevano, scherzavano, facevano amicizia e mi ha colpito veramente molto perché una cosa del genere non mi era mai capitata, quindi questo è insomma un episodio un po' particolare. Ti piace guidare? Sì, mi piace molto guidare, mi rilassa, mi piace, mi dà energia, è una cosa che mi piace molto. Cosa dicono gli altri del tuo stile di guida? Ma solitamente non dicono niente, nel senso che non è che facciano dei commenti. L'unica persona che ogni tanto mi fa un commento è il mio compagno che dice che è una guida sportiva. Quindi questo è quello che ogni tanto mi dice. Chi ti ha insegnato a guidare? Mi hanno insegnato sia mia mamma che mio papà, tutte e due mi hanno dato, diciamo, le prime basi di guida, mi avevano portato, non tutte e due insieme, vabbè, prima uno, poi l'altro, comunque tutte e due mi avevano portato in una piazzetta e mi avevano fatto provare a guidare. In media, quante volte guidi in una settimana? Io in media in una settimana guido 5 volte, insomma, guido quasi tutti i giorni, quindi guido molto spesso. C'è una regola del codice della strada che aboliresti? Sì, io abolirei subito, all'istante, tutti i posteggi a pagamento. Per me i posteggi dovrebbero essere tutti gratuiti, quindi quello. Qual è l'auto dei tuoi sogni? Io devo dire che l'auto dei miei sogni è la macchina che ho, perché l'auto dei miei sogni era la Mito e io ho la Mito, quindi quella che ho era anche la macchina dei miei sogni. Bene, adesso il tag è finito, le domande sono finite. Taggo tutti voi che state guardando il video, vi invito a rispondere a questo tag, a farlo girare, mi farebbe molto piacere. Vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!